Krishnam Vanamahi Vishadiputram Katra Surupam Rupam Tasarada Vipuri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo worshipable spiritual Guru then. Asmadeva Paramarat Guru Pada Padma Nitilila Parishna Om Vishnu Pad Ashtodara Satashishimad Rupanugachari Varya Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Prima di tutto offro il mio cuore come migliaia di petali di fiore ai piedi di loto del mio maestro spirituale Srila Nitilila Om Vishnu Pada Narayana Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my guru's guru and his guru and his guru and all the great spiritual masters going back 37 generations to Sri Krishna himself. Dopodiché mi inchino migliaia di volte al maestro, al guru del mio guru e al suo guru e a tutti i maestri spirituali della nostra linea che va migliaia e migliaia di anni prima fino a Sri Krishna stesso. And finally, I offer my pranam to my dear brothers and sisters, all Vaishnavas and Vaishnavas. E alla fine offro il mio omaggio a tutti voi, miei cari fratelli e sorelle. Today is a most auspicious and wonderful occasion. Oggi è una occasione molto auspiciosa e bella. It is the birthday of Vyasadeva. È il compleanno di Vyasadeva.
Srila Vyasadeva is the compiler of the Vedas. Srila Vyasadeva è colui che ha compilato i Veda. The entire Vedic culture, ancient Aryan culture, the mother culture, is based on the writing of Srila Vyasadeva. L'antica cultura vedica, chiamata anche la cultura ariana, che è la cultura madre della terra, è basata sulle scritture scritte da Vyasadeva. Amongst his writings, you will find many philosophical discussions. Tra ciò che ha scritto potete trovare molte descrizioni filosofiche. You will also find many astonishing, incredible stories. Anche potrete trovare delle storie incredibili e stupefacenti. That is what people will call in the modern times ancient mythology. È quello che le persone moderne chiamano mitologia antica. So you can debate whether or not that mythology is true history or whether it's some literary creation. Ci possono essere dei dibattiti su se queste mitologie sono reali o se sono solo delle trovate letterarie. Those in the Vedic tradition accept what Vyasa has written to be fully correct. Coloro che vivevano nella tradizione vedica accettavano quello che ha scritto Vyasadeva come corretto al 100%. Because it is not a creation of a human mind. Perché non è la creazione di una mente umana. It has appeared spontaneously. This is spontaneously appearing knowledge that comes to me, to you, or to anyone when they go into the state called samadhi, trance. Questa è una conoscenza spontanea che viene dal cuore a una persona che riesce a entrare in samadhi. Our consciousness at the moment is always oscillating with many thoughts, many desires, many attachments. In questo momento la nostra coscienza oscilla sempre con molti desideri, molti attaccamenti. And this oscillation of the mind gives us a distorted experience of reality. E questa oscillazione della mente ci fa avere una percezione della realtà distorta. So, only when the mind becomes fully restrained, completely at peace, then one can have a true experience of reality. Solo quando la mente è completamente calma e in pace, una persona può avere un'esperienza reale della realtà. Then one can very easily experience that I am not this physical body, I am a spiritual being. Questa persona può facilmente avere esperienza del fatto che noi non siamo questo corpo, ma siamo degli esseri spirituali. But Vyas, he went further than this. Ma Vyas andò anche oltre questo. He went into the samadhi, the trance of bhakti yoga. Lui andò nel samadhi, nella trance del bhakti yoga. That is when the consciousness becomes infused with the spiritual energy. E questo avviene quando una coscienza viene riempita dall'amore spirituale. And then one will not only realize that I am a spiritual being and transcendental to the physical body, but only by the influence of the spiritual energy, bhakti shakti, can one have a vision of the eternal divine realm. A quel punto una persona non solo comprende di non essere il corpo e di essere degli esseri trascendenti adesso, spirituali, ma anche grazie alla Bhakti Shakti, a questa energia spirituale, può vedere il mondo spirituale. So, I want to share with you some of the history of how Vyas appeared in this world more than 5,000 years ago. Voglio condividere con voi alcune storie di come Vyasa apparve al mondo 5.000 anni fa, più di 5.000 anni fa. It's very astonishing history. È una storia molto stupefacente. One may say mythological. E uno potrebbe dire mitologica. But try to understand that the discussions found in the Vedic literature are meant to be trance-inducing. Ma cercate di comprendere che le storie che si trovano nella cultura vedica vanno oltre l'induismo. If it does not conform to your idea of what is possible or impossible, this is not important. E se non si conforma alla vostra idea di cosa è possibile e cosa è impossibile, questo non è importante. If you hear some discussion which is very poetic or abstract,
Se voi ascoltate una discussione che è molto poetica o astratta, then the left side of your brain, which is focusing on calculation, then it closes down. Allora la parte sinistra del nostro cervello che si occupa del calcolo si chiude. And the right side of the brain, which deals with inspiration, it becomes exposed. Mentre la parte destra del cervello che ha a che fare con l'ispirazione si espone di più. So left brain is very calculating and right brain is dealing with art, beauty, inspiration and the subconscious. La parte destra del cervello ha a che fare con il subconscio, con l'arte, con l'ispirazione, mentre la parte sinistra ha a che fare con il calcolo. So we are very proud of our left brain. I am very intelligent. Noi siamo molto orgogliosi della parte sinistra. Io sono molto intelligente. I can do calculus, algebra, trigonometry. Io posso fare dell'algebra, della trigonometria. I can code in four different computer languages. Posso convertire nei codici di quattro differenti linguaggi di computer. So we're very proud of the achievements of the calculative side of the mind. Noi siamo molto orgogliosi di ciò che raggiunge la parte sinistra del cervello. But the truth of the matter is that all of our activities are controlled by the subconscious. Ma la verità è che tutte le attività che facciamo sono controllate dal subconscio. So even someone who can program in so many five different computer languages cannot stop smoking. Quindi anche una persona che riesce a convertire i linguaggi di cinque differenti tipi di computer non riesce a smettere di fumare. Cannot stop drinking coffee. Non può smettere di bere caffè o di guardare pornografia. He's so smart, but he cannot even control his basic bodily movements. Lui è molto intelligente, ma non può neanche controllare i movimenti basici del proprio corpo. Why? Perché? Because your activities are being dictated from the subconscious mind, not from the conscious mind. Perché le attività sono dettate dall'inconscio, dalla mente inconscia e non quella conscia. So the narratives which are given in the Vedas, they expose the subconscious mind so that you can receive deep impressions which will transform your behavior and your life practically. Quindi questa narrativa vedica espone la parte subconscia del cervello in modo che possa imprimere nel subconscio delle impressioni che trasformeranno la nostra vita in meglio nella pratica. So we are not discussing some type of primitive mythology, but we're discussing the highest science of consciousness. Quindi noi non stiamo discutendo di qualche primitiva mitologia, ma stiamo discutendo di una scienza molto alta che ha a che fare con la nostra coscienza. By which one's consciousness expands and gradually we can understand our spiritual identity and relationship with God. Grazie a questa la nostra coscienza può espandersi e possiamo comprendere la nostra natura spirituale e Dio. So now that was the intellectual part is over. You can relax. Questa era la parte intellettuale, è finita, potete rilassarvi. And just listen to the astonishing history of the birth of Vyasadeva. E ascoltate la bellissima storia della nascita di Vyasadeva. In very ancient times there was a sage named Gautam Rishi. Nella cultura antica c'era un saggio chiamato Gautam Rishi. And he was doing extreme austerities and penance in the forest of Dandakaranya. E lui faceva delle austerità molto potenti, molto estreme nella foresta The forest? Dandakaranya. So, after a long time, one devata demigod named Brahma became very pleased with him. Dopo molto tempo che faceva queste austerità, un dio, Brahma, divenne molto compiaciuto da lui. And he gave him some mystical seeds. E gli diede dei semi mistici. They could produce crops at any time. Questi semi potevano produrre germogli a qualunque ora. So then, Gautam, he went to a mountain called Saptashringa Mountain, it had seven peaks. E Gautam andò in una montagna che aveva sette vette. And he made his ashram there. E lui fece il suo ashram lì. So when he got there, he took the seeds that Brahma had given him and sowed them in the ground. And he watched in front of his eyes; they just began to grow straight away. E lui andò in questa montagna e piantò questi semi che gli diede Brahma e vide proprio davanti ai suoi occhi che iniziavano a germogliare e a dare piante. So he lived there with his disciples, his students, very happily. They didn't have to go shopping or anything.
Lui viveva lì con i suoi discepoli in modo molto, erano molto felici, non avevano bisogno di nulla, qualsiasi cosa avevano bisogno non dovevano comprarla perché questi semi producevano tutto quello di cui. After some time, a famine came. Dopo del tempo una donna venne. So all, everywhere in the world there was starvation. Hunger. Famine. Hambre. Venne la fame dopo del tempo. E tutte le persone stavano morendo di fame intorno. But Gautama Rishi and his disciples, they were fine because they had the mystical seeds from Brahma. Ma Gautama Rishi e i suoi discepoli stavano bene perché avevano questi semi mistici da Brahma. So during the famine, there were some rishis, some sages, yogis, and they came to his ashram. Durante questa carestia c'erano dei rishi, degli yogi, e loro vennero nel suo tempio. So he invited them, oh please, you're welcome to stay here, we have plenty of food. E lui gli disse, oh per favore siete invitati a stare qui, fate come se fosse a casa vostra e noi abbiamo tanto cibo. So they decided to stay there until the famine was over. E quindi loro decisero di rimanere lì finché la carestia non fosse finita. Gradually, after some time, the crops began to grow in other places again, the famine was over, and those yogis, they decided, well, it's time for us to leave. Dopo del tempo, intorno, nei luoghi intorno, iniziò a crescere la vegetazione e questi yogi decisero, è arrivato il momento che andiamo via. So they asked Gautama Rishi, well, please give us permission that we may leave. Allora chiesero il permesso a Gautama Rishi, oh per favore Gautama Rishi, dacci il permesso di tornare a casa. But in Vedic hospitality, you always say, oh please stay a little bit more. Someone is eating, oh please stay, have a little bit more. Ma nell'ospitalità vedica è buon comportamento cercare di trattenere ancora un po' gli ospiti o offrirgli ancora un po' da mangiare. So all right, we'll stay a few more days. E allora risposero, ok, va bene, rimarremo un altro po'. Again, when they decided to leave, he said, "Stay just a few more days." E quando decisero di andare via di nuovo, oh, per favore, rimanete un altro po'. So then they were thinking, "Look, we really want to go." Allora stavano pensando, guarda, noi vorremmo veramente tornare a casa. But we have to escape from this place by a trick. Ma dobbiamo trovare un trucco per scappare da questo posto. So then those yogis, they went into meditation, and by the power of their meditation, they materialized. A cow. Allora questi yogi andarono in meditazione, grazie al potere della loro meditazione materializzarono una mucca. And they kept the cow very close to the door of the ashram of Gautama Rishi. E loro tennero la mucca molto vicino alla porta d'ingresso della casa di Gautama Rishi. So in Vedic culture we love cows. Nella cultura vedica noi amiamo le mucche. So when Gautama Rishi came out and saw this cow, oh, he was very happy. Quando Gautama Rishi vide questa mucca, oh, era molto felice. He began to offer prayers to the cow. Oh my mother. Iniziò a offrire preghiere alla mucca, oh mia madre. And he, while he was glorifying the cow, he took some water and sprinkled water on the cow in a ceremony of worship. E mentre la glorificava gli gocciolava dell'acqua santa addosso, come se gli facesse la onorasse spiritualmente. So when he sprinkled the water on the cow fell over and died. E quando gettò dell'acqua sulla mucca, la mucca cadde e morì. And then those rishis came there and said, look, he killed the cow. E questi rishi vennero e dissero, guardate, ho ucciso la mucca. It wasn't a real cow, it's artificial. Non era una mucca reale, era solo. He killed the cow, we cannot stay with this sinful person, we must leave at once. Era artificiale, ma i rishi dissero, oh guardate, ho ucciso la mucca, non possiamo rimanere con questa persona peccaminosa, dobbiamo andare via immediatamente. In fact, we should give you a curse for killing this cow. In realtà dovremmo anche maledirti per aver ucciso questa mucca. Gautama Rishi said, what can I do to become free from this great sin of killing a cow? Gautama Rishi disse, cosa posso fare per purificarmi da questo grande peccato di aver ucciso una mucca? The Rishi said, this cow will come back to life again if you sprinkle water from the Ganges. E i rishi dissero, questa mucca tornerà in vita se voi lancerete, se voi spruzzerete dell'acqua del Gange. But the Ganga was very far away. Ma il Gange era molto lontano. So then he thought, what can I do? Allora lui pensò, cosa posso fare? So then Gautama Rishi, he had an idea. Allora ebbe un'idea. So he sat down and began to worship Lord Shiva. Om Namah Shivaya. E lui si siede e iniziò a onorare il Signore Shiva. And again he did austerities for a long time. E fece di nuovo. This time not for Brahma, but for Shiva. E fece di nuovo austerità per tantissimo tempo, ma questa volta non per Brahma, ma per Shiva.
So then after some time, Mahadeva appeared there. Dopo un po' di tempo Mahadeva Shiva apparve lì. And he said, I am pleased with you, what do you want? E disse, io sono compiaciuto di te, cosa vuoi? Said, oh Mahadeva, please give me one of your jata, your dreadlocks. Gli disse, per favore Mahadeva, dammi uno dei tuoi dread, jata. So then Mahadeva gave him one of his dreadlocks. Allora Mahadeva glielo diede. So perhaps you know, if you see a painting of Lord Shiva, the Ganges is always in his hair, flowing into his hair. Se voi vedete un'immagine di Shiva, un dipinto, lui ha sempre l'acqua del Gange che scorre sulla sua testa. So then Gautama Rishi took that jata, the hair of Lord Shiva, and he went like this, and some Ganges water jumped out and landed on the cow. Allora lui prese Gautama Rishi, prese questo dread e fece così sulla mucca e spruzzò dell'acqua del Gange su di lei. But when the cow was touched by Ganga, instead of coming alive, it just disappeared like an illusion. Ma quando questa mucca fu toccata dall'acqua del Ganga, invece di tornare in vita, scomparve come un'illusione. And then Gautama Rishi realized, that was a trick. Those yogis have done a trick on me. Allora Gautama Rishi realizzò, questo era uno scherzo che mi hanno fatto questi rishi. So then he said, okay. You know what this is for? Allora lui disse, ok, sapete a cosa serve questo filo? And he pronounced a curse. He says, I curse all of you brahmanas, that in the future, slowly you will forget all your Vedic knowledge and you will become unqualified to perform religious sacrifices. E lui fece una maledizione e maledì tutti i brahmana. E disse, voi brahmana in futuro dimenticherete la cultura vedica e diventerete squalificati per poter performare i rituali. So, in the Skanda Purana, there is explained that Lord Narayan established Vedic knowledge in the Satyayuga, in the Treta Yuga, and for most of the Dwarpa Yuga. But because of this curse of Gautama Rishi, at the end of the Dwarpa Yuga, the Vedic knowledge began to disappear. Because it was not written down, it was only an oral tradition. And the Brahmanas began to forget all the mantras. Nello Skanda Purana è scritto che Narayana, lui stabilisce la cultura vedica all'inizio del Satya Yuga, nel Treta Yuga e nella maggior parte del Dwapara Yuga. Ma alla fine del Dwapara Yuga scompare, non lo fa più. E infatti prima era tramandato oralmente la cultura vedica e i brahmana persero intelligenza e non riuscivano più a tramandare oralmente questi mantra. So then time was going by and the transcendental knowledge of the Vedas was becoming lost. Allora il tempo andava avanti e piano piano la conoscenza vedica originale stava andando perduta. So Brahma and Shiva, they pray to Lord Narayan, please make some solution to this problem, because without transcendental knowledge the world is just in complete darkness. Allora Brahma e Shiva fecero delle preghiere e chiesero a Narayana, per favore trova una soluzione a questo problema, perché senza la conoscenza trascendentale il genere umano è completamente nell'oscurità. So then Lord Narayan told them, I will appear myself, I will re-establish the Vedas. Allora Narayana gli disse, io apparirò personalmente e ristabilirò i Veda. So you should understand that in what form will he appear as Vyasadeva. E allora dovete capire che Narayana stava parlando della sua forma come Vyasadeva in cui appare. So Srila Vyasadeva is called Shaktivesh Avatar. Vyasadeva è chiamato Shaktivesh Avatar. That means that the Shakti, the power of Lord Narayan appears in a Rishi. And in order to manifest the Vedas in this world. Significa che il potere, la Shakti di Narayana si manifesta nel suo interno di questo Rishi e con l'obiettivo di salvare il mondo. So, if this very very essential and important sage who is so powerful will appear in this world, then how he appears must be something incredible. Se una personalità così potente appare al mondo, come appare? Sicuramente la sua apparizione deve avere qualcosa di incredibile. So, now first we explain the reason why Srila Vyasadeva had to appear. Quindi adesso because the Vedic knowledge was lost. Now we want to explain how he was born as the son of Parashara Muni.
Allora, adesso abbiamo spiegato perché Vyasadeva appare, ovvero per stabilire la conoscenza vedica che rischiava di essere perduta. E adesso invece parleremo di come è nato. Come figlia di Parasharam. Parasara. So, in ancient times, there was a king named Uparichara. In antichità c'era un re chiamato Uparichara. And he was very virtuous. E lui era molto virtuoso. He had only one problem, he was addicted to hunting. Lui aveva solo un problema, aveva una dipendenza per la caccia. So, he ruled over his kingdom, but after some time he decided, oh, I want to perform austerities and become detached. Allora lui era un re per molto tempo, ma a un certo punto decise di lasciare il regno perché aveva il desiderio di fare austerità per tentare di diventare distaccato da questo fatto. So he went to the forest and he was meditating and fasting. Allora andò nella foresta e meditava e digiunava. And he accumulated so much tapasya, so much power from his austerities, that Indra, the king of heaven, became afraid. Oh, he will take over my position. He will have so much good karma. He'll dethrone me and he himself will become Indra. E attraverso le sue austerità lui accumulò così tanto potere che Indra, il re dei cieli, fu spaventato e pensò, oh, questa persona ha accumulato un karma talmente buono che potrebbe levarmi il regno e diventare lui, prendere lui il mio posto. So then Indra thought, before his austerities become mature and he becomes very powerful, I should go there and try to persuade him to give them up. Prima che la sua austerità maturi fino a quel punto, io dovrei andare là e persuaderlo a interrompere questo. So then Indra and other devatas appeared in front of that king when he was meditating. Allora Indra e altri dei insieme a lui apparvero di fronte a questo uomo mentre stava meditando. So this is a fact. Questo è un fatto. That when the consciousness begins to be concentrated and goes very much into sattva gun, you can begin to see the angels. Questo è un fatto che quando la nostra coscienza va in sattva gun, in virtù, e si stabilizza, noi possiamo iniziare a vedere gli angeli. They have bodies made of tanmatra, the subtle sense objects. Loro hanno dei corpi fatti di tanmatra, ovvero gli oggetti dei sensi, ma molto fini. So, the first level of awareness that a person gets from performing austerities is that they can see the objects composed of the tanmatras. Quindi la prima cosa che raggiunge una persona quando la sua coscienza si purifica facendo austerità è che diventa in grado di vedere, di percepire i tanmatras. If you meditate continuously for 7 days without interruption, sì. After 7 days you can see. Se voi meditate continuamente, it's described in Srimad that Dhruva Maharaj after 7 days he could see them. È descritto nello Srimad Bhagavatam che Dhruva Maharaj dopo 7 giorni in cui meditava continuamente senza interruzione fu in grado di vedere questa materia molto sottile. But unfortunately we feel as if we will die if we do more than 1 hour. Ma molto sfortunatamente se noi meditiamo più di un'ora abbiamo il sentore come se stiamo morendo. So Patanjali said that when you begin to see the higher beings and they approach you, don't smile. Patanjali disse quando voi meditando riuscite a vedere gli esseri celesti e loro ti approcciano, voi non dovete neanche sorridere. When the siddhis, the mystic powers begin to come from doing meditation austerity, then don't even smile. Quando i poteri mistici iniziano a venire dalla vostra meditazione, voi non dovete neanche sorridere. Why? Perché? Because you smile because you think I have achieved it. Perché voi sorridete perché state pensando io ho raggiunto questo. This sense I will achieve some worldly power. This is a material ego. Questo senso di aver raggiunto un potere materiale, questo è dovuto al vostro ego. So these things they're not considered to be actually the goal of yoga. These are the obstacles of yoga. Questi poteri mistici non sono considerati l'obiettivo dello yoga, ma piuttosto sono l'ostacolo dello yoga. So Uparichara
His name is Uparichara Vasu. He saw Indra was coming, and Indra was so friendly to him. Lui, Uparichara, vide Indra venire verso di lui, e Indra era molto amichevole verso di lui. Oh King, oh re, you are the protector of the whole world. Tu sei il protettore di tutto il mondo. You make sure that everyone is following Dharma. Tu fai in modo, tu ti assicuri che tutte le persone seguano il Dharma. And by protecting Dharma, the universe becomes auspicious. E proteggendo il Dharma in questo modo rendi l'universo auspicioso. You should return to your kingly duties. Dovresti tornare ai tuoi doveri da re. Even though I am a resident of heaven and you are a resident of earth, but I see you as my very dear friend. Anche se io sono un residente del paradiso, mentre tu risiedi nella terra, io ti vedo come un mio grande amico. I have brought some gifts for you. Ho portato anche dei regali per te. I have this very nice Lamborghini. Ho questa bellissima Lamborghini. Actually, it was like an airplane made of crystals. Era, in realtà era un aeroplano fatto di cristalli. No pollution, no noise. No inquinamento e no rumore. No steering wheel. E non aveva nemmeno uno sterzo. Only wherever you want to go, it just reads your mind and takes you there. Se vuoi andare in un luogo, sa leggere il tuo pensiero e ti porta lì. Said I want to give you this crystal airship. Voglio darti questa astronave di cristallo. And also a garland of lotus flowers which never fades. And when you wear this, you can never be injured in battle. E anche una ghirlanda di fiori di loto che non appassiscono mai e che se la indossi non può essere colpito da nessuna arma. And so you can enjoy your life and protect the whole world. My blessings to you. In questo modo puoi godere della tua vita e proteggere tutti quanti. Io ti do le mie benedizioni. Uparichara Vasu, he was amazed and he accepted the gifts and went back to his kingdom. Uparichara Vasu era stupefatto e accettò questi doni e tornò al suo regno. And Indra thought, now I'm safe. Indra pensò, oh, ma adesso sono al sicuro. Sucker, I tricked him. Perdente, io l'ho ingannato. So then the king went back to his kingdom. Allora il re tornò al suo regno. Oh, Indra also gave him one rod. Rod, a pole. Un cetro. Indra gli diede anche uno scettro. Uh-huh. And he said, with this you should use this as a weapon. You can fight with anyone and protect the peaceful people. E disse, questo lo puoi usare come un'arma, puoi combattere contro chiunque e minaccia le tue persone e mantenere la pace. So after 1 year, the king he put that pole in the ground, and then all the priests came. And they decorated it with golden cloth and flowers and fragrances, and they decorated it to as a worship of Indra. Ah, un giorno lui lo prese e lo infilò nella terra. Tutti i brahmana, tutti i preti vennero e lo decorarono con gioielli, con vestiti di tessuto prezioso e lo fecero come un onore verso Indra. And when they were doing the worship of Indra, then Indra took the form of a swan and he flew and he perched on top of that rod and accepted the worship from everyone. E mentre loro stavano onorando Indra attraverso questo scettro, Indra apparve nella forma di cigno e si mise là e accettò le loro offerte. And he gave blessings that their kingdom would be successful and that if anyone will make a rod in the ground and do puja to Indra, then Indra will bless them with success. So maybe you know someone who was doing this. In questo modo Indra li benedisse e disse che in modo che il regno rimanga in pace e ricco, e disse che ogni volta che loro onoravano questo scettro, lui sarebbe apparso e avrebbe dato le benedizioni a chi lo faceva. E voi forse conoscete qualcuno che fa questo. Someone named Nanda Maharaj. Nanda Maharaj. Krishna didn't like it. Ma Krishna non piacque questo. So anyway, he became very successful because of his worship of Indra. In questo tuttavia lui divenne ebbe molto successo materiale grazie a questo onore. Outside of the king's capital city, a river was flowing. All'esterno della capitale del regno c'era un fiume che scorreva. Suktimati River. Chiamato Suktimati, il fiume Suktimati. And once one spirit, one god of a mountain,
attacked the goddess of that river. E un giorno uno spirito, un dio di una montagna, attaccò la dea di questo fiume. And he embraced her and was enjoying her by force. E la abbracciò e cercava di godere di lei con la forza. And she called out to the Upacharya Vasu, save me, save me. E lei chiamò Upacharya Vasu, per favore salvami, salvami. And he came and he kicked that. The spirit of the mountain. E lui venne e prese a calci questo spirito della montagna. And she was freed. E lei era liberata. But the problem was she was already pregnant. Ma il problema è che lei era già incinta. And she gave birth to twins, one boy and one girl. E lei diede alla luce due gemelli, un ragazzo e una ragazza. So they were born and they were very beautiful and powerful. E loro già erano nati, erano molto belli e potenti. So Upacharya Vasu, he made the young man, the son, the general of his army. E Upacharya Vasu rese il suo figlio, rese questo ragazzo il generale del suo esercito. And the girl's name was Girika. E la ragazza si chiamava Girika. So she, because she's a devata, a demigoddess, so she immediately, you know, demigods, they don't have to change nappies or anything. They're born and they immediately grow. E siccome erano dei semidei, loro appena nascono subito crescono istantaneamente. No nappies in heaven. Non ci sono i neonati nel paradiso. So she immediately grew, and Upacharya Vasu thought, well, she could be my wife. E Upacharya Vasu dice, ok, another wife. Allora può essere la mia un'altra moglie per me. So her name was Girika. Il suo nome era Girika. Giri means mountain. She's the daughter of that mountain spirit. Giri significa montagna, la figlia di questo spirito della montagna. So after being married, then his wife, when it was her fertile time of the month, approached her husband. Allora, which month? The fertile, when she's fertile. Quando questa donna divenne fertile, loro fecero la cerimonia del matrimonio. So she si prepararono a concepire un figlio. Ok, she was ovulating. Quando divenne fertile, trying to make it not so biological. And what happened when she began to? So she took a bath and she covered herself in fragrant oils and decorated herself so beautifully and presented herself to her husband. Allora lei si decorò in modo molto bello e si presentò al suo marito. But just then, his forefathers came and said, I want you to catch a deer for our Shraddha ceremony, because the ancient kings, they always used to worship their ancestors. Ma tutti gli avi, i suoi avi apparirono e gli chiesero di andare a cacciare un cerbiatto. So to catch the deer, he liked hunting. Perché a lui piaceva cacciare. So he was thinking, I should follow the requirement to do this ceremony for my ancestors. E allora lui pensò, beh, adesso sarebbe meglio se io seguissi ciò che mi chiedono i miei avi e fare questa cerimonia per loro. So he set off into the forest and his wife was kind of frustrated. E allora lui prese e partì per la foresta e sua moglie era in qualche modo frustrata da questo. So actually this was according to the rules of Dharma. Any husband should not leave his wife frustrated. In accordo alle regole del Dharma, un marito non dovrebbe mai fare in modo che la moglie sia frustrata. Because when a young woman is ready to conceive, if she doesn't conceive, they go cuckoo. Perché quando una giovane donna vuole concepire e non ci riesce, in qualche modo la sua mente è disturbata. So that they stay sane is very important. That they should not be frustrated. È molto importante quindi che le donne non, che non si frustrano. So then the king was in the forest, he was hunting and looking for deer. Allora questo re andò nella foresta e cercava questo cerbiatto. This story is just warming up. Questa storia si sta scaldando. So, the forest was very beautiful. La foresta era molto bella. Oh, the mango trees were in blossom.
gli alberi di mango stavano fiorendo. Jasmine flowers. E c'erano fiori di gelsomino. And there was the fragrance was carried on the gentle breeze. E c'era una gentile brezza che portava questa fragranza. And the cuckoos were singing. E gli uccelli cucù cantavano. And it was just very, very romantic. Era molto romantico. But the problem was his wife was very far away. Ma il problema era che sua moglie era molto lontana. And now he was thinking, oh, I did wrong. E allora lui pensò, oh, ho fatto un errore. Now I am here and now I am frustrated myself. Adesso sono qui, adesso mi sono frustrato da solo con questa scelta. So then he thought, anyway, this auspicious time for my wife to conceive, it should not pass by. If I let it pass by, then I have gone against Dharma. I've gone against nature. In ogni modo non dovrei lasciare questo tempo fertile, auspicioso e passi via, perché se io facessi così andrei contro il Dharma frustrando la mia moglie. So he became maddened with desire. E lui diventò pazzo di desiderio. So just then, one eagle flew down and landed near him in the forest. Un'aquila planò giù nella foresta in quel momento. So then he thought, I should follow the rules of Dharma. E allora lui pensò, guardando quest'aquila, devo seguire le regole del Dharma. And this eagle can help me. E quest'aquila può aiutarmi. So then he gave a sample of his the seed to the bird. This is the first artificial insemination. Diede un po' del suo seme a quest'aquila e questa fu una delle prime inseminazioni artificiali. He told the bird, please carry this to my wife. And you have to be on time because the time will pass. E disse all'uccello, per favore, adesso prendi questo e portalo alla mia moglie, lo devi portare in fretta prima che il tempo passi. So then, that eagle took the king's sample in his mouth and flew away at high speed in the direction of the palace. Allora l'aquila lo prese un po' del suo seme che gli aveva dato in bocca e lo portò alla sua moglie. So then, while the eagle was flying in the sky, another eagle came and thought, he looks like his mouth is full. He probably has something very delicious. Allora, però mentre volava passò un'aquila vicino e disse: quest'aquila sembra che ha la sua bocca piena, sicuramente deve avere qualcosa di delizioso che nasconde. And I am stronger than him. E io sono più forte di lei. So I'll just fight it and take it from him. Quindi adesso ci combatto e lo prenderò da lei. So then in midair, this other eagle attacked him. Allora quest'aquila l'attaccò. And in the struggle. E nella battaglia he dropped the sample. E prese questa goccia. So it fell from the sky. Allora lei cadde dal cielo. And landed in the river. E questo seme andò nel fiume. In the Yamuna river. Nel fiume Yamuna. Alas, alas. Aiuto, aiuto. And just as it landed in the water, one big fish came and swallowed. E mentre cadeva nell'acqua, un pesce lo vide e lo inghiottì. So then, after a few days, dopo pochi giorni, actually, after 9-10 months, dopo 10 mesi in realtà, then one fisherman caught this fish. Un pescatore prese questo pesce. So after catching the fish, he was preparing it. Allora dopo averlo preso lo stava preparando. And he cut it open. E lo aprì. And when he cut it open, there were two small babies inside, human. Not fish babies. E all'interno di questo pesce c'erano due neonati umani. One boy and one girl. Uno un ragazzo e una ragazza. And when he cut the fish open and the two human babies came out, then from the body of that fish manifested a beautiful goddess, and then she just flew away into the sky. E dal corpo di questo pesce si manifestò una bellissima dea e volò via nel cielo. She was an angel, an apsara named Adrika. Era una psara, un angelo chiamato Adrika. And she offended, before she had offended a Brahmin, and this Brahmin cursed her that you should become a fish. E precedentemente aveva offeso un Brahmana, un prete, che l'aveva maledetta, tu dovrai diventare un pesce. And after you give birth to two human beings, then you'll be free from the curse. She was thinking, how will that happen?
I'm gonna be in a fish forever. E questo brahmana gli diede la maledizione che finché non darai vita, darai la luce due neonati umani, tu dovrai rimanere un pesce. Lei pensava, come è possibile che do alla vita due gemelli umani se sono un pesce? Rimarrò per sempre un pesce. So this is called Lila, divine Lila. Questo è chiamato Lila, Lila di Lila Shakti, the potency, the pastime potency of the Lord makes astonishing events. È la Lila Shakti, ovvero la potenza di Dio che organizza i passatempi, crea delle cose miracolose, incredibili. So she, Adrika the Apsara was very happy to be freed and she went back to the heavenly abode. Adrika era molto contenta di essere libera da questa maledizione e tornò nei mondi celesti. So then the fisherman thought, what do I do with these two children now? Adesso il pescatore pensava, cosa ne farò di questi due neonati? So because they were devatas, no nappies in heaven. And they quickly grew up and became young. Siccome loro erano dei semidei e non ci sono neonati nel paradiso, loro subito diventarono dei giovani ragazzi. So he was thinking, actually all the citizens in the kingdom belong to the king. So I'll just take them because it's expensive. Raising children, you know, it's really expensive. And they're not mine. So everyone belongs to the king. There was no welfare state then. King was the welfare state. So he went to the king and offered, oh, these are your citizens. Siccome al tempo non c'era il welfare, ma qualsiasi cosa apparteneva al regno, allora lui pensò, crescere dei ragazzi è molto costoso, quindi io li porterò semplicemente al re, siccome tutto quanto appartiene a lui, prendo e li porto a lui. So you may know in ancient India there was a country called Matsya Desh. So that boy was adopted by the king and given that king, his name was Matsya, means fish, and he became the king of Matsya Desh. E c'era un regno chiamato Matsya Desh e Matsya era proprio il nome di questo ragazzo perché Matsya significa pesce e lui era nato da un pesce. So then the king said and this beautiful young lady, she can be your daughter. E il re disse invece questa bellissima giovane donna, lei può essere tua figlia. So she was very very beautiful. Lei era bellissima. The way that she smiled, the way that she moved. Il modo in cui sorrideva, in cui si muoveva. She was so perfect, like another Lakshmi. Era così perfetta, sembrava un'altra Lakshmi. Only one problem, she smelled like a fish. C'era solo un problema, che aveva l'odore di un pesce. So she went home with that fisherman. Allora andò a casa insieme a questo pescatore. And she thought, I should do some service for my father. So she was doing a ferry service across the Yamuna. Ah, e lei pensò, devo fare in qualche modo devo servire mio padre. Allora si mise a fare la traghettatrice nello Yamuna. So perhaps some of you have been to Mathura. Alcuni di voi forse sono andati a Mathura. And we crossed the Yamuna from Mathura to go to Lohaban to the Ras Ashram. She was there going, taking people across the river in a boat. E lei era su questo fiume a Mathura, sullo Yamuna, e portava da Lohaban all'altra sponda le persone con la sua barca. So then one day there was a very powerful sage and a great devotee named Parasara. Un giorno c'era un devoto chiamato Parasara che era anche uno yogi molto potente. And he wanted to cross the river, so he got into the boat with her. E lui voleva attraversare il fiume, quindi salì sulla sua barca. And she began to row and they were going across. E lei iniziò a portare la barca attraverso il fiume. So she was so beautiful that Parasara Muni looked at her and he became attracted. Era così bella che questo saggio guardò a lei e si sentì attratto. So he said, oh blessed one, Satyavati, her name was Satyavati. E disse, oh Satyavati, benedetta. Satyavati. And some people used to call her Matsiganda, means one who smells like a fish. But her real name was Satyavati. Il suo vero nome era Satyavati, ma qualcuno la chiamava Matsyaganda, ovvero la ragazza che puzza di pesce. He said, oh blessed one, accept my embrace. Oh benedetta, per favore accetta il mio abbraccio. So embrace in Sanskrit, lingam, is a code word for to unite with. E la parola abbraccio in sanscrito è tipo un codice che significa l'unione. So then very humbly she said, oh great sage. There are rishis, there are yogis and munis standing on both sides of the river and they can see what we're doing. So it will be a scandal.
E in modo molto umile gli disse: oh grande saggio, ci sono dei dei sia da una parte che dall'altra del fiume, anche molti saggi, quindi sarebbe uno scandalo. So how can I grant you a wish? Come posso darti questo desiderio che hai? Parasarishi said no problem. E questo Rishi disse: no, non c'è nessun problema. And he meditated, and by his mystic power, suddenly there was a fog. E lui meditò e per i suoi poteri mistici. All around, and people on the banks of the river, they could not see what was going on in the middle of the river. Lui manifestò con i suoi poteri mistici nella meditazione una nebbia fitta e nessuno riuscì a vedere cosa accadde. So now that she saw that the problem was solved, she began to blush. Adesso che vide che il problema era risolto, iniziò a arrossire. Then she said, actually, I'm not married and I'm a virgin and I cannot go home without my virginity. Gli disse: in realtà io non sono sposata e sono anche vergine, io non posso tornare a casa senza la mia verginità. I would rather give up my life. Preferirei piuttosto dare via la mia vita. So then Parasarishi said, don't worry, I'll give you a benediction that afterwards again you'll be a virgin. Allora gli disse: non ti preoccupare, ti do una benedizione che dopo che succederà questo tu rimarrai vergine. And I'll give you one more benediction. Anything you ask for, I'll give you. E ti darò anche un'altra benedizione, qualsiasi cosa mi chiedi io la soddisferò. So she said, okay, give me the benediction that I won't smell like a fish. Gli disse: ok, dammi la benedizione che non avrò più questo odore di pesce addosso. So then he blessed her. Allora lui gli dette questa benedizione. And at once she became very fragrant, like flowers. E lei divenne molto fragrante come fiori. So she wasn't called Matsyaganda. After that she was called Gandavati, fragrant. Dopo ciò non fu più chiamata Matsyaganda ma Gandavati, ovvero molto fragrante. Or she was called, her name, people called her Yojanaganda. Oppure Yojanaganda. That means one who is so sweetly fragrant that everyone can smell that fragrance from 8 miles. Le persone la chiamavano così, che significava colei che è così fragrante che le persone possono sentire il suo profumo da 8 miglia di distanza. So then Parasarishi embraced her. Allora Parasarishi la abbracciò. And then he crossed the river and he went to his ashram. E dopodiché attraversarono il fiume e lui andò al suo tempio. So then Satyavati was coming back across the Yamuna. Satyavati tornò indietro attraverso lo Yamuna. And when the water level is low, then islands appear in the Yamuna. You may have seen. Nello Yamuna, quando il livello dell'acqua si abbassa, appaiono delle isole al suo interno. Every year on the first day of Kartik, we take the devotees to this place. Ogni anno durante Kartik noi portiamo i devoti in queste isole nello Yamuna. So then she came to that island and she gave birth that day. E lei andò in quell'isola e che uscì fuori dallo Yamuna e diede luce al suo figlio quello stesso giorno. And at once the child grew. E il suo figlio crebbe subito. And he told his mother, I'm going away to do penance, austerities. E disse a sua madre: io vado via a fare austerità. But anytime you need me, if you just remember me, I will appear before you. Ma le disse: ogni volta che hai bisogno di me, basta che ricordi di me e io apparirò davanti a te. So perhaps you know that in the Mahabharata later, in the Satyavati, she married the Shantanu Maharaj, and there was a very big problem that the dynasty would end, and then she said, oh, there is one more person left in this dynasty, because she had a child before Vyasadeva, and she remembered, and Srila Vyasadeva came, and then from Vyasadeva came a Pandu, Dhritarashtra, and Vidura. E c'è la storia nel Mahabharata che questa donna dopo si sposò ma non riuscivano ad avere un figlio e quindi c'era il problema che la dinastia di suo marito si sarebbe interrotta e allora lei si ricordò di questo bambino che ebbe e lui apparve e lui poté dare alla luce Dhritarashtra, Pandu e Vidura. So because he was born on an island, a dweep, his name is Dwaipayan. Siccome lui è nato in un'isola, in una dvip, il suo nome è Dwaipayan. His full name is Sri Krishna Dwaipayan Veda Vyas. Il suo nome completo è Sri Krishna Dwaipayan Veda Vyas. His name is Sri Krishna because he is the empowered incarnation of Krishna. Il suo nome
nel suo nome c'è Shri Krishna perché lui è un'incarnazione potenziata da Shri Krishna stesso. His name is Dvaipayan because he was born on that island. E Dvaipayan perché era nato in questa isola. And his name is Vedavyas. Il suo nome è Vedavyas. Because Vyas means diameter. Perché Vyas significa diametro. If there's a circle, the line that divides the circle in half is called Vyas. Ovvero se c'è un cerchio, la linea che divide il cerchio in due è chiamato Vyas. Before there was only one Veda. Prima c'era solo un Veda. Yajurveda. Yajurveda. But Vyas, to simplify it, he divided it into four sections: Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda and Atharva Veda. Ma Vyasadeva, per semplificarlo, lo divise in quattro sezioni. And the mantras which were left over became the Puranas. E tutti i mantra che erano avanzati divennero i Purana. So, Vyas means diameter, that line which touches the center and both sides. Ovvero il diametro, quella linea che tocca il centro e entrambi le parti. That means that the consciousness of Vyasadeva touches the center of all existence, that is Krishna, but he also touches both sides. He touches the material world and the spiritual world. Significa che Vyasadeva con la sua coscienza tocca sia il centro dell'esistenza, Krishna, sia i due diametri opposti, ovvero il mondo materiale e il mondo spirituale. Because he has appeared in this world to uplift everyone through his transcendental knowledge. Perché lui è venuto in questa terra per sollevare la coscienza di tutti quanti attraverso la conoscenza trascendentale. So Vyas divided the Vedas and then he wanted to explain them. E Vyasa divide i Veda, ma dopo volete anche spiegarli. So he wrote Vedanta Sutra. Per questo scrisse il Vedanta Sutra. 552 sutras on the metaphysical knowledge. Che sono 552 sutra, scritture sulla conoscenza metafisica. Then he knew that the common people, they cannot understand very deep metaphysical knowledge. So he wrote the Mahabharata. Ma lui sapeva che le persone comuni e ordinarie non potevano comprendere questa conoscenza metafisica molto alta, quindi scrisse il Mahabharata. Which is full of astonishing histories like we have heard today. Che è piena di storie stupefacenti come questa di cui abbiamo parlato oggi. But within those histories there's very practical knowledge how to live life virtuously. Ma all'interno di queste storie ci sono degli esempi molto pratici che ci aiutano a come vivere la nostra vita in virtù. And within the 100,000 verses of the Mahabharata he placed 700 verses that is called one part of that 18 chapters of the Mahabharata is called Bhagavad Gita. E tra le centinaia di migliaia di versi del Mahabharata lui pone in mezzo 700 versi che sono la Bhagavad Gita, che sono come una porta a queste cose trascendenti. So that Bhagavad Gita is the most famous book of spirituality. Questo Bhagavad Gita è il libro più famoso della spiritualità. There are hundreds of translations and it is studied all over the world even today. Ci sono centinaia e centinaia di traduzioni e sono studiate in ogni parte del mondo anche oggi. After doing all of this, Srila Vyasadeva, he was living in his cave, very high in the Himalayan mountains. Dopo aver fatto questo, Vyasadeva viveva in una caverna molto in alto negli Himalaya. And one morning he woke up and took bath in the Sarasvati River. E un giorno lui si svegliò presto e si bagnò nel fiume Sarasvati. And he was sitting in meditation. E lui sedeva e meditava. And he was thinking, I am not satisfied. E pensava e si rendeva conto di non essere soddisfatto. Why? Perché? I have done so much service manifesting all these scriptures. Io ho fatto un servizio molto molto elevato manifestando tutte queste scritture. But I feel that something is missing. Ma sento come se ho perso qualcosa. Just as he was thinking in this way, then he heard a sound in the sky. E mentre pensava così, udì un suono nel cielo.
Narada Muni. Era guru. Era Narada Muni. So his guru landed there and he gave Dandavat Pranam, bowed down to his guru. Narada Muni era il suo guru e quando venne lì Vyasadeva gli diede il suo Dandavat Pranam, i suoi omaggi. And he offered him an asana, place to sit. E gli offrì un asana, un posto dove sedere. And some water. E dell'acqua. And then sat down before his guru. E si sedette davanti al suo guru. Ready to listen. E pronto ad ascoltare. Exactly what was on his mind, his guru spoke. Are you feeling satisfied? Esattamente ciò che era nella sua mente, il guru glielo parlò. Sei soddisfatto? Gli chiese. It was as if his guru was actually in his heart and had come out. Era esattamente come se il suo guru fosse all'interno del suo cuore e si fosse manifestato davanti a lui. So not as if this is true. Non è come se fosse, perché questa in realtà è una verità. E Vyasadeva gli disse: oh Gurudeva, così come il sole vede tutto quanto, tu vedi tutto. Antastaro vayu ivatma shakshi. Or just as the pran is inside, everything sees, the sun sees everything outside, but the pran sees everything inside. So you are like the pran also, because you don't only see outside, you see inside. Ma non solo tu vedi all'esterno come il sole, ma tu sei anche come il prana che è all'interno del nostro corpo, che vede qualsiasi cosa che è al nostro interno. Tu sei anche così. You are exactly like Atma Shakshi, that means the Paramatma. Tu sei esattamente come Atma Shakshi, ovvero come il Paramatma. In every heart there are two souls, your soul and the Paramatma, God. In ogni cuore ci sono due anime, la nostra anima e l'anima suprema, il Paramatma. When the Paramatma in your heart manifests a form outwardly that you can see, that is called Guru. Quando il Paramatma prende una forma all'esterno di noi, in modo che noi possiamo vederlo, questo si chiama Guru. Exactly what was in his mind, his guru spoke that. Esattamente ciò che era nella sua mente, il suo guru gliela parlò. And then he began to chastise him. E iniziò a castigarlo. Jugupsitam dama kritam shashata sobhava raktasya mahan vyatikramaha. You have done a great transgression. Tu hai fatto una grande trasgressione, gli disse. So actually, this is described in the beginning of Srimad Bhagavatam. Questo è descritto all'inizio dello Srimad Bhagavatam. Srila Vyasadeva's last writing. Ovvero l'ultima scrittura di Vyasadeva. You see how humble he is. Voi potete vedere quanto è umile lui. In his final masterpiece, the first thing he writes is about his own mistakes. Nella sua ultima opera, la prima cosa di cui parla sono i suoi stessi sbagli. The first thing he explains to everyone, these are the things that I did wrong and this is how my guru corrected me. La prima cosa che scrisse in questo Srimad Bhagavatam fu: queste sono le cose che io ho sbagliato e questo è il modo in cui il mio guru mi ha corretto. If you are writing a book, is that what you would do? Se voi scrivete un chapter libro, one, full disclosure. Se voi scrivete un libro, sarebbe questa la cosa che fareste, ovvero nel primo capitolo scriverete i vostri sbagli e di come vi hanno corretto. His guru said, you have told people about rituals. Il suo guru gli disse: tu hai detto alle persone, hai scritto sui rituali, to fulfill their desires. In modo che loro possano soddisfare i loro desideri. For example, in the Vedas there are explanations what ritual to do if you want to have a nice husband or wife, if you want to have children, if you want to become wealthy, if you want to go to heaven. Whatever you want, you'll find in the Vedas some ritual how you can get it. Qualsiasi cosa voi vogliate ottenere di materiale, nei Veda è scritto come ottenerla, ad esempio come fare dei rituali per ottenere una buona moglie, un buon marito, dei bambini, la ricchezza, eccetera, eccetera. So that part of the Vedas, how to have a very rich husband. C'è quella parte dei Veda, come avere un marito molto ricco. Our festival is about bhakti, but if I said, oh, this festival is how to have a very rich husband, the room would be full. Questo festival è sulla bhakti, ma se noi invece facessimo un festival su come avere un marito ricco, questa stanza sarebbe piena. Because people are very interested in religion if they can get something for themselves from it. Perché le persone sono molto interessate alla religione se possono avere qualcosa in cambio di tangibile. Otherwise they fall asleep.
Altrimenti si addormentano. So Vyasa had written so many rituals to fulfill the material desires. Vyasa ha scritto tanti rituali per soddisfare i desideri materiali. His guru said, "You have done wrong. You have made a transgression." E il suo guru per questo gli disse: "Tu hai sbagliato, tu hai fatto una trasgressione." Because even though you have written some sections about the spiritual life, understanding the soul, all the people they'll ignore that and just go to the material desire section. Perché anche se hai scritto delle parti in cui spieghi la natura dell'anima e la nostra e le cose spirituali, tutte le persone saltano quella parte e vanno solo dove possono ottenere qualcosa di materiale. Svabhava raktasya means because the people they're attached to their own conditioning. Perché le persone sono attaccate al proprio condizionamento. And the problem is this, that na vyakrito dhamma iti tarastito na manyate tasya Nivarnam jana, when a real sadhu comes along and said, "You stop these foolish things." E quando un sadhu reale ti viene davanti e ti dice, smettila di fare queste cose stupide. These material desires, they cannot make you happy. They just take you more in ignorance. Perché questi desideri materiali non possono darti la felicità, ma ti portano solo più e più in ignoranza. Then the common person, they will not listen to that sadhu. They say, "No, no, I read in the Vedas here it's written how to do it." Queste persone comuni non ascolteranno questo saggio e diranno: "No, no, l'ho letto qua nei Veda che si fa così", e citeranno te, le tue parole. So Narada Muni said to him, this is a very important verse. Narada Muni gli disse un verso molto importante. Tathonyata kinchana yad vivakshata pritagdrisas tat kita rupa nama bihi na kaiti chaiva chaiva na dushtita mati labeta vatahata naur ivaspadam. The meaning is this: tathonyata kinchana yad vivakshata, whatever you desire to describe, qualsiasi cosa desideri descrivere, which is not about God, che non è, che non parla di Dio, then that description is coming from a state of consciousness called pritagdrisha. Questa descrizione viene da uno stadio della coscienza chiamata pritagdrisha. Pritagdrisha. These are very important ideas. Pritag means separate. Pritag significa separato. And drisha means vision. E drisha significa visione. What is the root cause of every problem in your life? Qual è la radice, la causa principale di qualsiasi problema nella vostra vita? If you knew what it was, you could solve all of your problems in just one activity. Se voi sapevate qual era questa causa, avreste potuto risolvere tutti i vostri problemi con una singola attività. So Narada, the guru of Vyas, is saying this is the root problem, pritagdrisha, the vision of separateness. E Narada Muni spiega che questa è la causa dei nostri problemi, pritagdrisha, ovvero la visione della separazione. That we are the independent from God. Che noi siamo indipendenti da Dio. That anything is independent from God. Che qualsiasi cosa è indipendente da Dio. That there is any existence at all that does not exist within God. Che c'è, perché in realtà non c'è niente che non esiste al di fuori di Dio. That there is anything happening which is not the will of God. Perché non c'è niente che accade che non è desiderio di Dio. Everything is within him, he is within everything. Tutto quanto è all'interno di lui e lui è all'interno di tutto. There's no separateness at all. Non c'è nessuna separazione. Every soul is a part of that supreme being. Qualsiasi anima è parte di questa, di questo essere supremo. And when we forget that, now we're in Maya illusion. E quando dimentichiamo questo, ci ritroviamo in Maya. And we experience fear, anxiety. E a causa di questo facciamo l'esperienza della. And engage in karma, which brings more suffering and misfortune. Facciamo esperienza della paura e della miseria e occupiamo noi stessi in karma che ci porta ancora più miseria. We are like fish swimming. Siamo come dei pesci che nuotiamo. One fish said, "Do you believe in water?" E un pesce dice: "Ma tu credi nell'acqua?" The other fish said, "No, I've never seen water, have you?" E l'altro pesce dice: "No, io non ho mai visto l'acqua, tu?" We are like that.
God is everywhere, we're thinking where is God? Dio è tutto quanto e noi pensiamo dov'è Dio? That is called Pritak Drisha. Questo si chiama Pritak Drisha. But what is the cause of this Pritak Drisha? Ma qual è la causa di questo Pritak Drisha? Na kaite naiva cha dushtita mati. Dushtita mati. Mati means your mind. Mati significa la nostra mente. And stita means fixed. E stita significa fissata. And dushtita means oscillating. E dushtita significa che oscilla. Because one's mind is oscillating all the time. So that's why we experience this pritak drisha. Siccome la mente di vision of independence and vision of separation. Siccome una persona, la mente di una persona oscilla continuamente, questa persona fa esperienza di questa pritak drisha, di questa separazione, paura, eccetera. So la veita vata hatana ivaspadam. He said the person whose mind is oscillating like this, they are lost, like a boat which is just being blown here and there on the ocean. It has no steering mechanism. E dice la mente di una persona che oscilla in questo modo è persa, questa persona è persa così come una barca in mezzo all'oceano che non ha un timone. Hiwa. E questi siamo, dove siamo adesso? Where are you going? Dove stiamo andando? Going anywhere. Andiamo da qualche parte. What's the point? Qual è il punto? Just like a boat is just blown here and blown there, according to the samskaras, impressions in the subconscious mind, you just, oh, I want to become a photographer. Oh, I want to become a musician. Oh, I want to become a singer. Così come questa barca è trasportata dall'oceano senza timone, la nostra mente è trasportata a quella, oh, voglio diventare un cantante, un fotografo, un musicista. I want to be married. I want to be divorced. Voglio sposarmi, voglio divorziare. Just floating around in the ocean with no direction. Wherever the wind is blowing, you see. Trasportati dall'oceano senza direzione, dovunque il vento porti. And where is God? No idea. Dov'è Dio? Non lo so, non c'è, non lo vedo. So in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Bhogaishwarya prasaktanam thaya parita chetasam vyavasayatmika buddhiya samadavna vidhiya te. If a person is attached to enjoying external things, se una persona è attaccata a godere delle cose esterne, then they cannot concentrate. Non possono concentrarsi. And when you cannot concentrate, then you cannot go into samadhi, trance. E se non puoi concentrarti, non riuscirai ad andare in samadhi, in trance. And then you cannot find your path, your goal in life, where you are going. E non potrai trovare il tuo obiettivo nella vita, il tuo percorso. So the reason Narada chastised Vyasadeva was, he said, look, in the Vedas you have written about things separate from God. Il motivo per cui Narada Muni castigò Vyasadeva gli disse, guarda, nei Veda ha scritto tante cose separate da Dio. And whatever is spoken on a subject which is separate from God just makes the mind oscillate and then everyone is floating here and there. E qualsiasi cosa viene parlata in separazione da Dio rende la mente, fa oscillare la mente e poi a causa di questo le persone si vengono trasportate qua e là. So he said, Tadvagvasa gojanataga viplavo yasmin pati shlokam abadhyavatapi namanyantasya yashankitani yat srinvanti gayanti grinanti sarava. You should again write. Tu dovresti scrivere di nuovo. And this time write only about Krishna. E questa volta scrivi solo di Krishna. Because those words which describe Krishna are revolutionary. Perché queste parole che descrivono Krishna sono rivoluzionarie. Those persons whose life is going this way turns them upside down and makes them go in the other direction. Queste persone makes complete revolution in your life, 180 degrees. Ti fa avere una rivoluzione di 180 gradi nella tua vita, perché le persone che la loro vita va in una direzione, quando sentono le parole che descrivono Krishna, la loro coscienza si capovolge e la loro direzione cambia. The words describing Krishna
They purify the whole universe. Le parole che descrivono Krishna purificano tutto l'universo. And it's not just for enlightening the ignorant persons. E non è solo per illuminare le persone ignoranti. But those who are perfect, they take great pleasure in speaking about the pastimes and glories of Krishna. Anche coloro che sono già perfetti provano un piacere indescrivibile nell'ascoltare e nel parlare le glorie di Krishna. Why? Perché? They're not doing it for their enjoyment. Non lo fanno per il proprio piacere. Speaking the pastimes of Krishna is a service to Krishna. Ma piuttosto parlare dei passatempi di Krishna è un servizio a lui. The beautiful pastimes of Sri Krishna and the katha description are, there's no duality between them. Non c'è dualità tra il bellissimo discorso che parla dei passatempi di Krishna e i suoi passatempi stessi. There's a saying in Braja that pade ote means when the Harikatha begins, then the curtain rises. C'è un detto a Braja, a Vrindavana, quando la Harikatha, ovvero il discorso sulle glorie di Krishna, inizia, allora il sipario si apre. You know, if you go to a theater, se voi andate a teatro, then in the beginning the orchestra starts to play. All'inizio c'è l'orchestra che suona. And then the curtain rises, and then you see the drama comes before your eyes. E allora il sipario si apre e poi vedi il teatro, che la rappresentazione davanti ai tuoi occhi. So when the pure devotees, they speak Harikatha, when they begin to speak, that means now the curtain is rising, and everyone has a chance to see the drama of the spiritual world. Significa che quando i puri devoti parlano delle glorie di Krishna, tutte le persone che ascoltano adesso hanno l'occasione di poter vedere questi passatempi con i loro occhi avvenire. And what pastime the sadhu is speaking, Krishna does that pastime. So it's a service. E quando un sadhu, un puro devoto, parla di un passatempo, in quel momento Krishna fa quel passatempo, quindi è una forma di servizio. It may be that that day Krishna was not going to steal the cloth of Brajgopi. Poteva essere che quel giorno Krishna non avrebbe rubato i vestiti delle gopi. But the sadhu decided he wanted to speak this pastime, and then Krishna finds himself going to the bank of Jumuna. Ma il puro devoto decide di raccontare quel passatempo quel giorno, e Krishna si ritrova che fa quel passatempo. Si dice. So what the sadhu is speaking, then Krishna does that pastime. Perché ciò che il puro devoto parla, Krishna fa quel passatempo. So it's seva. Quindi è seva, servizio. Or what pastime Krishna is doing, then that comes in the heart of the sadhu. E allo stesso modo il passatempo che Krishna fa, quel passatempo poi va nel cuore del puro devoto. So he said, nama ghan nikat shama shama prakat. When the singing of Krishna's name and his pastimes takes place, then shama shama Radha and Krishna become manifested. Quando il canto delle glorie di Krishna prende luogo, allora Shama, Krishna e Radha si incontrano e avvengono i loro passatempi. So the discussion of Krishna's pastimes is not only to take the ignorant persons out of the illusion, but the enlightened persons are also relishing, and Krishna himself is also relishing. Quindi le descrizioni dei passatempi di Krishna non sono solo per liberare le persone in ignoranza dall'illusione, ma sono anche per dare piacere ai puri devoti e allo stesso tempo anche per dare piacere a Krishna stesso. Narada said to Vyasadeva, have you written how when Krishna is playing as a small baby he is afraid of his mother? Narada Muni disse a Vyasadeva, tu hai scritto di quando Krishna, che suona il suo flauto, ha paura di sua madre. See, Krishna goes into the storeroom. Krishna va nel magazzino as a little baby, come un piccolo bambino. And he is very hungry to eat the butter. E lui ha molto fame e vuole mangiare il burro. And he is taking the butter. E lui prende il burro. And he was about to eat when he saw another boy was there. E lui prende questo burro e lo stava per assaporare quando vede che un altro bambino era lì. Actually, it was his own reflection. In realtà era il suo riflesso nello specchio. But he's a small child, so he thought it was another boy. Ma lui è un piccolo bambino, quindi pensava che era un altro bambino. He said, oh my dear friend. Disse, oh mio caro amico. Don't tell mama. Per favore, non dirlo a mamma. And I've saved some for you. I'll give some to you too. E io ne terrò da parte un po' e lo darò a te. His mother was peeping through the door.
E sua madre lo stava spiando dalla porta. E stava, gli veniva da ridere. Then Krishna heard his mother was laughing and he became afraid. Allora Krishna sentì il suono di sua madre che rideva e diventò preoccupatissimo. He said, "Oh mother, I didn't steal. He was stealing. I came to stop him." E Krishna disse, "Oh mamma, io non stavo rubando. Lui stava rubando. Io sono venuto per fermarlo." Narada said, "Vyasadev, you have written Vedanta Sutra. You have written Bhagavad Gita. But have you written this?" E Narada Muni disse a Vyasadeva, tu hai scritto della Bhagavad Gita, del Vedanta Sutra, ma questo qui l'hai scritto? That though Krishna is all powerful, supreme Lord, due to the love of Yashoda, he becomes like a frightened child. Che nonostante Krishna sia la persona suprema, pienamente soddisfatta in se stesso e completo, lui a causa dell'amore che c'è tra lui e la madre diventa preoccupato di lei. Oh Vyas, have you written that when Krishna went into the forest at night? Ovviamente hai scritto di quando Krishna va nella foresta di notte. He met with his secret girlfriend Radha. E si incontrò con la sua fidanzata segreta Radha. And he apologized to her. Na pariam nirvatu samyutam. I cannot repay you. E lui si scusò con lei e disse, io non potrò mai ripagarti. I cannot reciprocate with you. Non posso ripagarti. You have such a high love, which I don't have. Perché tu hai un amore così alto, io non ne so nulla. So I always remain indebted to you. Quindi sarò sempre in debito con te. Have you written this, Vyasadeva? Questo l'hai scritto, Vyasadeva? Vyasadeva Vyasadeva disse, no, non l'ho scritto. Then what have you written? E allora cosa hai scritto? Because this is the message of love. Perché questo è il messaggio dell'amore. The whole Vedas, the whole Vedic culture and everything is only to come to this point. Tutta la cultura vedica e la conoscenza vedica, l'unico obiettivo che ha è di arrivare a questo punto. That is to make the goal of your life pure, unconditional, selfless love for Krishna. E questo deve essere l'obiettivo della nostra vita, puro e incondizionato amore per Krishna. And that love is so powerful that even Krishna himself becomes the servant of that devotee. E questo amore è così potente che persino Krishna stesso diventa il servitore del suo devoto. This is the essence of all the Vedas. Questa è l'essenza di tutti i Veda. So then Narada said, "Have you written it?" E Narada disse, "Tu l'hai scritto questo?" Oh, I did not realize it. E Narada Muni disse, e Vyasadeva disse, no, io non ho realizzato questo. So then Narada gave him a mantra. Allora Narada Muni gli diede un mantra. He said, chant this mantra. E gli disse, canta questo mantra. And go in samadhi. E vai in samadhi. Everything I am telling you about divine love, you will realize it. E qualsiasi cosa che io ti dirò sull'amore puro, tu la realizzerai. So then Narada, playing his vina, e allora Narada, suonando la sua vina, volò via. A quel punto Vyasadeva si sedette e iniziò a ricordare questo mantra. And what happened next? E cosa accadde dopo? We'll explain in the evening. Lo spiegheremo nella lezione stasera. Srila Vyasadeva ki jai. Shri Guru Purnima ki jai. So
thinking, see, we'll do the puja for Vyasadeva in the evening. More people will come in the evening. So save all the flowers and everything, all the paraphernalia. And we'll hear more about Vyasadeva in the evening and we'll make the puja in the evening. Questa sera ascolteremo ancora più storie su Vyasadeva e faremo la cerimonia per onorarlo, il puja con i fiori. Posso fare una domanda? Una domanda solo se è rilevante a questa lezione. Cioè, perché Vyasadeva scrive prima di questi mantra per diventare ricchi, per ottenere cose materiali? Why Vyasadeva before write about these material rituals? Yes, very good question. The reason is this, because the ordinary people who are in ignorance, they're like children. E il motivo è questo, perché Vyasadeva scrive prima di queste cose? Perché le persone di questo mondo sono come dei bambini. You know that spinach, broccoli is very good for you, but children they don't want to eat. They only want to eat ice cream and chocolate. Voi sapete che gli spinaci, i broccoli sono molto buoni per il nostro corpo, però i bambini non vogliono mai mangiarli, vogliono solo il gelato. So understanding the nature of the people, Vyasadeva wrote the Vedas in such a way that it would offer them some ice cream, the things that they want, and then in that he would gradually teach them some spiritual knowledge. Quindi Vyasadeva scrisse i Veda in modo da dare alle persone del gelato e poi all'interno di quello gradualmente inserire delle cose spirituali. So, it is said in the Bhagavatam, Paroksha Vada Vedo Yam Balanam Anushasanam. Even though the Vedas, all parts of the Vedas are not about Krishna, but Krishna is the goal of the Vedas and the other parts are only to take people gradually towards Krishna, Balanam Anusashanam, because they're like children. Quindi è detto nei Veda che siccome le persone sono come bambini, i Veda parlano di tante cose che non hanno a che fare con Krishna, ma il loro unico scopo è di portarle gradualmente verso Krishna. Ah? Perché sono come dei bambini. Perché sono come dei bambini. If someone will say, the goal of your life is unconditional love for God. Se qualcuno ti dirà, l'obiettivo della tua vita è amore incondizionato per Dio. Then the person immediately thinks, what benefit do I get from that? La persona immediatamente penserà, e io quale beneficio avrò da questo? How will it pay my mortgage? In quale modo questa cosa mi pagherà lo stipendio? Will it help me lose weight? E mi aiuterò a perdere peso questa cosa? Because everyone is obsessed with material ideas. Perché tutti quanti sono ossessionati dalle idee materiali. They cannot understand. Non possono comprendere. So to encourage them to live a good life, the Vedas give a message how to fulfill material desires in a way which is not degrading. Because if you don't have a virtuous or pious way to fulfill your desires, people will fulfill their desires in a way which will make them very bad karma and go down. Quindi i Veda parlano anche di come soddisfare i propri desideri materiali in un modo che non degraderà la nostra vita, dando dei regolamenti, perché altrimenti senza queste istruzioni, anche se sono materiali, le persone potrebbero soddisfare i loro desideri in un modo che piano piano li degraderà sempre di più. So it's to protect the people from making very bad karmas that they can fulfill their desires in a way that will not degrade them. Quindi è per proteggere le persone, per permetterle di soddisfare i loro desideri materiali in modo che non creeranno un karma molto brutto. Because to develop faith in the transcendental goal of life, you cannot do that yourself. Perché per sviluppare fede nelle cose trascendentali non possiamo farlo da soli. Only when you meet a pure devotee and listen to them, then that puts some samskara impressions in your subconscious mind and turns you away from material life towards the spiritual goal. Solo quando incontriamo un puro devoto che ha quella realizzazione, lui ci metterà un samskara, delle impressioni nel nostro subconscio che ci aiuteranno a muoverci in quella direzione verso il nostro obiettivo spirituale. So the dharma of the Vedas is to stop the souls from becoming degraded in the meantime while they're waiting to meet a saint who will take them also beyond dharma.
Quindi tutto il Dharma dei Veda è solo per fermare gli esseri umani dal degradarsi ancora di più, mentre aspettano di avere la fortuna di incontrare un puro devoto che potrà aiutarli a trascendere questo Dharma.